Buonasera a tutti, regà, dai, Yoyo, dai, è bella, come state? Tutto a posto? Bella, regà, vi ringrazio a tutti, e come sempre, regà, io ringrazio sempre tutti quanti, pure se mi date un piccolo click, io sono contento, mi scrivete in commento, io vi rispondo, e vi voglio bene, grazie a tutti quanti, regà. Niente, io volevo fare un discorsetto, perché comunque siamo, stavo a vedere il telegiornale, vedete, sta riflesso dentro al vetro lì della credenza. E niente, praticamente ho acquisito la notizia che un pischello ragazzino, perché è un ragazzino, scusate, mi faccio un tiro e poi spengo. È una sigaretta, raga, una sigaretta girata. Aio, io i canne in sefa. Allora, volevo toccare questo discorso praticamente. Sti cazzo dei pischelli, no? Allora io dico, ce la prendiamo tutti quanti con questi pischelli, ma il problema vero principale di sti ragazzi sta. Allora, io la chiamo la radice, ma per me la radice è la punta della piramide, perché se io dico sempre, se il problema sta sulla punta della piramide, ma tutto il resto come cazzo vuoi che è? Che qui ormai salsano tutti quanti la mattina per capire come inculare il prossimo, non si può più campare. Comunque sia. Allora, il problema, secondo me, vero, serio, concreto, è che purtroppo oggi come oggi, nel 2024, esistono i social, esistono ste fiction che fanno tipo Romanzo Criminale, Gomorra, Suburra, tutte ste cazzate qua, regà, che per carità sono belle, se vanno viste con un occhio di un romanzo, cioè di un romanzo, di una storia inventata di qua e là, perché finché si parla di un adulto, e poi ci sono anche adulti esaltati, lasciamo perdere, se comunque sia un pischello, secondo me, se vede un romanzo criminale, un Gomorra, se vede sti video del brasiliano, del 1727, del poeta che fanno i non voglio di manco coglioni, regà, perché non so coglioni, quelli so, secondo me so ragazzi che fanno i sordi, costi i soldi, perché poi secondo me, prendiamo in ipotesi il brasiliano, il poeta, uno se, secondo me sono pure bravi ragazzi, presi così. Loro hanno trovato sto format che fanno i caconi, come chiamo io, su sti social, e fanno i sordi perché c'è sta gente che con click comunque sia, arrivati a un certo tot di visualizzazioni, le cominciano a pagare. E loro hanno capito come fa, buona per loro. Quello che bisogna capire però è che ogni video che si mette sul social, ogni trasmissione sbagliata che si fa in televisione, che sia fiction, quello che già l'ho detto, è un problema, perché poi dall'altra parte c'è chi lo vede e chi può interpretare le cose che vede in modo giusto o in modo sbagliato, e nella maggior parte dei casi comunque sia il modo è sempre sbagliato. Perché? Perché se il pischello, ripeto, se vede una fiction, un telefilm, raga, negli anni 80 chiamo un telefilm tipo Gomorra, Romanzo Criminale e Suburra, quando finisce il pischello di 11, 12, 13, 14, 15, 16 a 7 anni si sente re del mondo. Perché? Perché lì te fanno vedere come si spaccia, come si rapina, come ci si fa portare rispetto, ma non è così, regà, perché poi fate una cosa del potete pure fare, e poi ci stanno le conseguenze, perché lì è un film, una fiction, ma tanto poi vai o sottoterra o vai a finire in cella. Non ci stanno altri cazzi. Ma come cazzo si fa a sparare una professoressa? Cioè, quando mi ricordo quando ero pischello io, e arrivavo a casa che avevo preso una nota, mamma mia, era la fine. Io poi sono mai stato, capirai, a scuola era una zappa, regà, perché poi io fortunatamente mi sono imparato a leggere e a scrivere. Dopo che ho imparato a leggere e scrivere, la mia cultura me la sono fatta da sola, perché ho cominciato a leggere. Vecchiaia, sapete, quando uno si invecchia poi si rincoglionisce, ho cominciato comunque sia a leggere, a studiare, a interessarmi, cosa che non fai quando sei pischello, perché c'è tanti altri cazzi a cui pensare. E le femminucce, quelle qua a discoteca, ma negli anni 80, regà, era diverso. Cioè, oggi come oggi, esci da casa, ma pure per andare a fare la spesa, e non sai se torni a casa, perché ti capita al matto che sei partito
5 secondi ritardo col semaforo rosso, quello scende e ti dà una coltellata in gola perché glielo dà il culo, perché sta a far tardi, perché ha litigato con la moglie o perché c'ha il figlio che gli sta a dare problemi, perché scende di pure questo, perché ci stanno a parte i pischelli, ma ci stanno pure tanti adulti, regaga, ma stiamo fuori, ma stiamo veramente fuori, cioè, ma veramente siamo ridotti così. Cioè, io mi ricordo quando erano gli anni 80, regà, e non voglio, io prendo quelli in esame perché c'ero io, ero vivo io, ero un pischello io, quindi prendo la mia esperienza. C'è stava la delinquenza, c'è stava la delinquenza, però comunque sia da casa si poteva sci, la gente era più tranquilla, giravano più sordi perché c'è pure, ci sarebbe da fare un discorso, regà, sapete quanto lungo, perché tanto qui c'è sta lo Stato, ci si sta a mangiare. Ieri sono andato a fare la spesa, mo da un discorso a un altro, porca mignotta, l'olio extravergine d'oliva all'euro spin, che manco stai a dire, 9,90 €. Cioè, ma davvero, davvero stavo a fare, ma che cazzo mi stai a dare? Ogni volta che va a fare un piatto di pasta, tu devi centellina col cucchiaio, non stiamo a sti livelli. Però io dico sempre una cosa, all'italiano fagli tutto, ma quando all'italiano, regai, cominci a mancare piatto di pasta, vedrete come andiamo a finire la rivoluzione civile. Ma questo è un altro video che poi faremo. Comunque, tornando a sti ragazzi, regà, io non voglio crocifiggere i ragazzi, perché poi presi a uno, io ho un figlio pure lui dei 22 anni, che ha fatto le sue stronzate, le sue brave stronzate, tanto che senti, la colpa è della mamma, è la colpa del papà. No, regà, allora noi potremmo fare solo una cosa. Nel momento in cui ci stiamo, e sono piccoli, secondo me, ai ragazzini come si faceva una volta? Fanno una cassata, pum, pizzone, poi purtroppo gli dai il pizzone e sei violento, no, perché se usa la violenta i ragazzini, ma io mi ricordo, veramente ve lo dico, mio padre mi ha dato una volta una pizza, ma c'avevo già 19-20 anni, che gli dissi una parolaccia tipo stronzo, stupido, ecco, mi ha dato una pizza sola, regà, mi ha rotto il capillare dell'occhio, cioè aveva lacrime di sangue, mi ha guardato e mi ha fatto, allora, hai capito? Scusa, tutto a posto. Cioè, questo è, cioè, io dico, cioè, dare un'educazione vuol dire anche dargli uno scappellotto, perché con scappellotto, quel calcio un culo, con schiaffetto, sbuffetto che gli date, un rovescetto in bocca, se vi manca un rispetto a voi che siete genitori, oggi può essere interpretata come violenza, regà, ma è vostro figlio, cioè, ma domani si arricchisce lui, perché tanto oggi non si vanno più toccare, non potevo, noi che siamo genitori non potevamo più educare, perché tanto io alla fine, per esempio, mi prendo io in causa, io ho un figlio, c'ha 22 anni, che adesso non vive più come vive con la mamma, le abbiamo provate tutte, ma soprattutto anche lei, soprattutto, perché poi a me a una certa età, sapete, quando il pischello cresce, poi si sente il padre, c'è sta l'attimo che gli va sul cazzo, ce la siamo passati tutti, ma tanto c'è le mie spalle grosse, non ce ne frega un cazzo, e ci additiamo noi la colpa, che la colpa è stata nostra, dei genitori, che so che abbiamo cresciuto, gli abbiamo dato delle mancanze, ma sto cazzo, ricordatevi, regà, che quando un ragazzino cresce, io dico sempre, dalla prima sera che esce da solo, che purtroppo tutti i figli usciranno la prima sera da soli, che sarà a 15 anni, a 16 anni, a 17 anni, quello poi lo decide il genitore, l'orario e il giorno in cui deve uscire, quell'esatto giorno, quell'esatta sera è lui che decide chi diventare nella vita, perché quando esci, la sera soprattutto, perché dico che la notte è per gli animali notturni, la notte la gente si trasforma, quindi la notte vostro figlio, vostra figlia incontreranno persone diverse da quelle che sono nell'ambito familiare, scolastico, che quella sera gli si aprirà il famoso mondo, ed è da lì che vedete come ci preoccupa, perché tanto voi potete essere genitori bravi, genitori stronzi, genitori quello, genitori quell'altro, tanto alla fine la colpa è solo loro, non è la vostra. Però Paglioio vi dice una cosa, cioè avete i ragazzini piccoli, sbagliano, certo, no, quando hanno 2 anni, 3 anni, ma quando cominciano a avere 7, 8 anni, che sono capricciosi, che cominciano a rompere i coglioni e fa come cazzo gli pare e risponde male, non esiste, regà, a casa da Paglioio il rispetto è la prima cosa, non esiste, pissone in bocca, castigo, vattene, non esci,
voglia il telefonino, bloccate i telefoni, lui gli fate vedere sti cazzo. Allora ci stanno pure questi giochi elettronici, mannaggia la mignotta, c'è sta GTA, io ci ho visto ragazzini di 8 anni a giocare GTA, GTA che a me mi sta sul cazzo, infatti non ci gioco perché mi sta proprio sul cazzo. Su GTA ti insegnano come si spaccia, come si violentano le donne, come si fanno i sordi, come si rubano le macchine, come si ruba dentro appartamenti, perché più fai atti di delinquenza e più diventi veramente famoso, acquisisci rispetto, soldi e fama. Ma ve rendete conto? E i genitori tranquilli, magari a chiacchierare là col figlio che gioca a GTA 8 anni, e dico, porco due, la vecchietta che c'ha il macchinone, fammi da tu sbrangate in fascia e leva la macchina. Porca mignotta, hai capito come cazzo sta? E per i genitori invece no, non esiste proprio, non esiste. Io ho avuto la fortuna, quando era piccolo mio figlio è cresciuto in campagna qua con me, comunque sia della PlayStation gli fregava e non gli fregava, perché stava sempre fuori a darmi una mano, a spaccare legna, a dare l'acqua ai cavalli, insomma a pensare alla campagna. E adesso che sta a Roma, comunque sia, ha assaggiato la città, è cambiato, regata così a così. Va bene, vuoi fare come cazzo ti pare, fai come, certo ormai c'ha 22 anni, fai come cazzo ti pare, ma senza di me. Tu pare ti ama, ti vuole bene, ti rispetta sempre, ma se vuoi fare lo stronzo, fallo senza di me. Io quello che devo fare ho fatto, mo sei tu che devi scegliere per te, perché tanto io qua ci sto sempre. Mi citofoni, vieni qua e io ci sto. Ok, raga? Oh, mi raccomando, un bacione da Ioio, raga, scusate di questi discorsetti, poi toccheremo il discorsetto Stato in Italia. Bacione, voglio bene, grazie delle visualizzazioni, continuate a iscrivervi al canale e mandarmi messaggi. Bella!